Amici sportivi, buon pomeriggio dallo stadio Biagio Pirina di Arzachena. Per la 21esima giornata, la quarta di ritorno del campionato di Serie D, Girone G, scendono in campo l'Arzachena Academy Costa Smeralda e il Gladiator 1924. Tutto pronto per il calcio d'inizio che verrà battuto dal Gladiator che gioca nella classica casacca a strisce verticali nero-azzurro. Accorri largo per Rossi, gli si fa incontro Esposito, lo punta Rossi, prova a sfruttare la velocità, Rossi! Il diagonale! Riesce a servire Accorri, allarga per Rossi, Rossi viene affrontato da Di Finizio, scarica su Buonacquisti che guadagna il fondo, il cross di Buonacquisti per Accorri che realizza il vantaggio dell'Arzachena! Attenzione perché Sal perde palla, arriva Accorri che appoggia su Molino, Sal rimedia al suo errore precedente ma è ancora buona la palla per Rossi e arriva la grandissima opposizione di Fusco, ma l'azione è ancora buona per Accorri. Deve rincorrere il pallone uno contro uno con Buonacquisti, si accentra Mascolo, prova ad entrare sul sinistro, poi di nuovo sul destro, il cross al centro, tenta la girata il numero 18, poi arriva Altomare in girata, arriva la battuta, va Buonacquisti, scavalca la barriera ma è bravissimo Fusco a distendersi. Di Finizio, Di Finizio va via a manca, va via anche a Marinari, entra in area di rigore, il cross d'esterno, legge bene la situazione congiuma, Gladiator ancora in zona d'attacco con Mascolo che serve Di Finizio. Ancora un cross mancino di Di Finizio, non ci arriva nessuno, ci arriva invece il numero 18 di Pietro ed è il pareggio del Gladiator. La situazione è Caruso, Caruso che serve al Tomare, non è un buon controllo, qui finisce la partita. 1-1 al Biagio Pirina, pareggio che muove la classifica di entrambe le squadre, sicuramente delusione per l'Arzachena che si è vista raggiungere solo nei minuti finali. Per il Gladiator un punto prezioso, ma l'astinenza di vittoria resta.